Buongiorno maestro. Mi ha spiazzato. Ma ricordo ancora il volto, prima stupito, poi irritato e infine anche qualche volta urlante, di chi stava dietro le sbarre. Ed era rimasto colpito nel vedere entrare il sindaco di Palermo con la fascia tricolore, carica che normalmente era ricoperta da amici di mafiosi o da mafiosi essi stessi come Vito Ciancimino. E fu quello un momento di rottura, fu la conferma che nei palazzi si era realizzata una rottura, nei palazzi di giustizia, troppe volte sonnacchiosi e distratti, nei palazzi della Chiesa, troppe volte complici e silenti, nei palazzi dell'imprenditoria, troppe volte accondiscendente, nei palazzi della politica e dell'amministrazione. Da quel momento Palermo non era più capitale soltanto della mafia, capitale mondiale della mafia, ma anche mandava un messaggio che lo Stato cominciava seriamente a combattere la mafia. Dovranno passare molti anni perché quelle battaglie che tanti abbiamo combattuto in solitudine nei nostri rispettivi palazzi potesse diventare finalmente un movimento, una battaglia di popolo. Dobbiamo attendere purtroppo le drammatiche stragi del 92 e poi del 93 per avere un risveglio della società civile, per passare dai professionisti dell'antimafia. Questo eravamo, perché eravamo anomali, perché eravamo isolati e quindi avevamo una visibilità che nasceva dal fatto che eravamo un pochi a combattere seriamente la mafia. Poi è diventata una lotta di popolo e chi si arroga il diritto di essere rappresentante dell'antimafia si è scoperto, si scopre sempre di più, che lo fa per interessi, prebende, scampoli di impunità o ricatti. Ecco, io credo che bisogna oggi dire che non esistono più rappresentanti dell'antimafia, ma che ognuno di noi deve essere in qualche modo un punto di riferimento. E per questo, con grande sobrietà, siamo trovati qui, in questo momento di cerimonia, per dire grazie alla magistratura, alle forze dell'ordine, dire grazie ai tanti cittadini e per ricordare in maniera sobria cos'era Palermo, cos'è oggi Palermo. La mafia non governa più Palermo, c'è, ovviamente va combattuta, ma non sta più a Palazzo delle Aquile, non governa questa città. Credo che sia un grande risultato, non so se si può dire lo stesso della Calabria o di altre regioni d'Italia. Ma il maxi processo non è stato soltanto un evento processuale, è stato un momento di autocoscienza nazionale. Un momento in cui la nazione per la prima volta ha preso coscienza di quello che era la realtà della mafia, perché non dobbiamo dimenticare che sino a poco tempo prima anche in questa città c'era chi negava che la mafia esistesse e addirittura la rappresentava come una galassia anarchica di bande criminali in continua lotta tra di loro. È stato il momento in cui lo Stato ha manifestato la propria presenza, si è reso visibile anche attraverso la costruzione di un'aula bunker che fu costruita in pochi mesi. È stato l'inizio di un punto di svolta, il cui momento successivo sono state le stragi del 92, perché il maxi processo mette in moto una macchina sociale statale che sarà deleteria per Cosa Nostra. E quando si concluderà nel gennaio del 92 con la sentenza della Cassazione, nascerà la stagione stragista, che quindi si ricollega idealmente all'inizio del maxi processo. Tra l'86 e il 92 è la nazione intera che viene coinvolta, prima come un momento di autocoscienza e poi con le stragi che verranno portate anche al nord, come si ricorderà nel 1993.